Saluto a tutto il mondo della mountain bike da Auronzo di Cadore. Sono Massimo Panighel, presidente del comitato organizzatore di pedali di marca del campionato del mondo Marathon 2018 gestito dall'UCI, l'ente internazionale del ciclismo, e della Tre-Epic, manifestazione amatoriale di gran fondo ormai affermata da anni a livello nazionale e internazionale. Oggi vi porteremo a scoprire quali sono i segreti, le novità, dietro le quinte di un'organizzazione di un campionato del mondo, un'organizzazione di un evento importantissimo per il territorio, per pedali di marca è la seconda occasione dopo il campionato del mondo 2011 sul Montello e quindi ci saranno tante cose curiose e particolari da conoscere. Seguitemi. Qui siamo al Palaghiaccio di Auronzo di Cadore, sarà la sede logistica della manifestazione sia del campionato del mondo che della Tre-Epic degli amatori del giorno dopo. Qui si svolgeranno tutte le varie fasi di accredito delle licenze, la verifica licenze, consegna pacchi gara, il pasta party, la festa finale e lateralmente al Palaghiaccio ci sarà anche la zona allestita per la partenza e l'arrivo sia del mondiale che della Tre-Epic. Una delle novità per il campionato del mondo e per la Tre-Epic 2018 sarà sicuramente l'area di logistica di arrivo e partenza che verrà spostata dal centro, quindi da Piazza Santa Giustina, qui lateralmente al Palaghiaccio. Questo per creare veramente uno stadium dedicato all'evento e unire il pubblico, gli atleti e tutto il contorno organizzativo logistico della manifestazione. Qui verranno allestite le tribune, verranno allestite le varie aree hospitality, il podio, l'area dedicata agli atleti nel post gara, ma sicuramente la cosa più bella che sarà è questa cartolina naturale che viene data di contorno alla manifestazione, perché con un panorama e un backdrop del genere regalatoci proprio dalla natura sarà uno spettacolo già di per sé. In partenza, dopo aver effettuato il giro del lago, si affronta la prima salita. Noi la chiamiamo la salita con la S maiuscola, Monte Agudo. Sono 6 km, però con un 18% di media. È una salita dove sicuramente, come si suol dire, si vedrà chi potrà ancora giocare il campionato del mondo. È fatta di due parti, gli uomini la affronteranno fino a Monte Agudo, quindi lassù in alto, mentre le donne si fermeranno nell'intermedia della Sugiovia a Malong. E sono 2 chilometri di differenza, molto severi, molto duri, però è giusto fare questo distinguo tra uomini e donne. Il giorno dopo, per gli amatori, invece, daremo solo per chi effettuerà il percorso di 90 chilometri, daremo un assaggio di questa salita fino alla Pala Bianca, quindi il primo chilometro. Però sarà veramente il momento in cui si scremerà il gruppo e servirà ad allungare appunto tutta la pattuglia per avviarsi dopo verso le 13.000 Varedo. E scesi da Monte Agudo si affronteranno in sequenza due salite non difficili ma che serviranno sicuramente anche queste a determinare i giochi della gara, la Grava Bianca e il Pian de Serra, inframmezzate da un passaggio molto caratteristico dal punto di vista paesaggistico che è la Val Bayonne. Ci troviamo lungo la ciclabile che da Auronzo conduce a Misurina. Precisamente siamo in località Somadida, la foresta di Somadida. Questo qui in passato molto importante per la Serenissima perché venivano a recuperare il legname per la costruzione della città stessa e anche delle navi. Punto molto strategico della gara. Veniamo dopo tre salite, Monte Agudo, Grava Bianca, Pian de Serra. E qui c'è un falso piano di circa 8 km che ci porta appunto a Somadida. Da qui in poi fino a Federa Vecchia, a Valbona, sarà un leggero salire. Però qui sarà molto strategico perché qui chi avrà accumulato
un distacco importante nelle prime tre salite dovrà tentare di recuperare, chi invece ha preso questo vantaggio dovrà cercare di difenderlo. Quindi adesso a tutta e verso Valbona. Abbiamo raggiunto Valbona, la località di Federa Vecchia, un posto fantastico. Questo qui è veramente l'essenza di quella che è Trepic, di quello che è il campionato del mondo. Qui ci sono i valori, tutti i valori di questa gara, perché abbiamo sfruttato per il percorso la ciclabile, quindi una struttura sulla quale ha investito, ha creduto tantissimo il comune di Auronzo, ciclabile che conduce da Auronzo fino al lago di Misurina, e soprattutto siamo in un luogo incantato, un posto bucolico. Sicuramente dal punto di vista naturalistico uno dei posti più belli che abbiamo qui in Dolomiti. Io spero che gli atleti abbiano anche tempo, dubito, ma che abbiano il tempo di ogni tanto guardarsi attorno. Qui siamo al cospetto del Sorapis, dell'Antelao, dei Cadini, le cime che hanno fatto la storia di queste montagne dolomitiche. E abbiamo il Trono di Dio, che è veramente un qualcosa di unico, addirittura dicono che si siano ispirati per costruire l'altare della patria a Roma. Quindi, va bene testa sulla gara, ma ogni tanto cercate di tagliarvi quel piccolo spazio per guardarvi attorno. Siamo arrivati a Misurina, siamo circa 35 km di gara. Misurina a 1750 metri sul livello del mare. Misurina è un luogo incantato con il suo lago fantastico. Misurina che ha una storia particolare legata a una leggenda. Misurina è una bambina molto viziata, capricciosa, che chiede al papà un sogno incredibile. Il papà, che è il re Sorapis, per realizzare questo sogno dona la sua vita in cambio della felicità della bambina. Al che il re Sorapis muore e la bambina incomincia a riversare le lacrime che vanno a formare il lago di Misurina. È una leggenda, però la Trepic non è una leggenda, la Trepic è realtà, la Trepic quest'anno è campionato del mondo marathon USA. Ai piedi delle tre cime di Lavaredo, ai piedi della leggenda. Questa è veramente una salita di 3,8 km da annoverare tra le salite più importanti del ciclismo. È arrivato 7 volte il Giro d'Italia, ha coronato grandi campioni, è sempre stata una leggenda che ha coronato grandi imprese. Ricordiamo la prima in assoluto,
la prima scalata in assoluto del 13.000 Avredo l'ha vinta un certo Eddy Merckx, per finire con la tregenda del 2013 della vittoria di Nibali sotto una grandissima nevicata. Noi con la 3 Epic e quest'anno con il Mondiale la riproponiamo per le ruote grasse, unica manifestazione che porta la mountain bike ai piedi del 13.000 Avredo. Ripeto, 3,8 km dove bisogna dare cuore, anima, gambe, tutto. E non c'è un attimo di sosta, punte del 18-20%, insomma una salita degna di un campionato del mondo. Prendiamo la rincorsa, un respiro a fondo e partiamo. Dura, dura! Auronzo, Tre Cime, Misurina. Non ho sbagliato strada, per fortuna. Come si suol dire, conquistate Tre Cime di Lavaredo, 2320 metri, una soddisfazione unica, un panorama che ripaga di tutti gli sforzi, Cadini, Sorapis, Cristallo, Croda Rossa, Tre Cime di Lavaredo. Abbiamo conquistato la cima Coppi della 3 Epic, ma non è finita, perché adesso inizia il trail 10+1, un trail che dedicheremo a Gunrita Dale, 10+1 è il sentiero 101 del CAI, ribattezzato 10 per i 10 campionati del mondo e uno per la vittoria olimpica. Penso che dedicare un sentiero del genere a una grandissima campionessa come Gunrita Dale sia una bella cosa. E a voi la soddisfazione di provare questo nuovissimo sentiero aperto con l'aiuto e il lavoro di tutti i volontari di Auronzo, che è una gardland, diciamo, della mountain bike. Da qui fino alla foresta di Somadira saranno circa 1500 metri di dislivello negativo, tutto in discesa. Buon divertimento! Vedete laggiù nel fondo valle il lago di Auronzo di Cadore, il nostro arrivo. Ma siamo a metà dell'opera, siamo a metà percorso, qui siamo attorno al 60° chilometro. Conquistato il rifugio Auronzo alle 13.000 Avredo, adesso inizia la discesa del trail 10+1. Una discesa divertentissima, si passa per il Cedin delle Bisse, il Cedin del Rimbianco, ci si ricongiunge con il lago d'Antorno per iniziare la scalata verso il Col de Varda, passando per Pian degli Spiriti, Torre del Diavolo. Discesa, come vi dicevo, molto bella, divertente, però sempre attenzione, la prudenza, mani sui freni, occhio all'ostacolo, però ricordatevi di guardare sempre attorno perché il panorama è unico. Tu, la tua bici e Tech Series. Freddo, vento, pioggia, non ti fermeranno. La membrana Tech Series garantisce sempre un'elevata traspirabilità e resistenza all'acqua e al vento. Non fermarti mai. Scegli Tech Series per il tuo abbigliamento sportivo. Tech Series è un marchio Blastotex. Tecchia reparto corse. Challenge your limits. Ragazzi, che discesa fantastica, un divertimento!
finito il trail 10+1 che scende dalle Tre Cime, fantastico. Tre epic, tre cime, tre laghi. Il terzo lago della Val d'Ansier, il lago d'Antorno. Anche questa è una perla incastonata nelle Dolomiti, meraviglioso. Da qua la gara prosegue in leggera discesa fino al parcheggio del Fondassavio, per dopo risalire a Pian degli Spiriti, Torre del Diavolo, e iniziare per la seconda volta per il Mondiale, per la prima volta per gli amatori, invece la salita al Col de Varda. Altro posto magnifico, Porta Paradiso, un panorama su tutto il circondario delle montagne, del Cristallo, Sorapis, Marmarole, unico. Mi sono ristorato un attimino con un po' di acqua, adesso si riparte da grande. Ciao! Trail fantastico che parte dalle Tre Cime di Lavaredo, da Rifugio Auronzo 2030, e arriviamo qui a Federa Vecchia. Non è ancora finita, perché dopo continuerà lungo la discesa dell'elettrodotto e degli acquedotti per arrivare a Somadida. E cosa dire di questa discesa? La più bella del mondo, oserei dire. So di essere partigiano, però è una discesa che ti porta in un contesto naturale unico. Dal punto di vista tecnico esprime tutta l'essenza della mountain bike: trail, sentieri, erba, radici, roccia, panorami unici. Bisogna sapere andare in mountain bike, però il divertimento è garantito, statene certi. È una cosa unica da provare in gara, fuori gara, ma il sentiero 101, il trail 101, bisogna averlo nel proprio palmarè delle cose fatte in bicicletta. Eccoci di nuovo a Somadida, alla fine della discesa che parte, lunghissima discesa che parte dal Rifugio Auronzo. Sono circa 15 km di discesa intervallati da Col de Varda. Discesa mista, c'è di tutto: trail, un po' di asfalto, tanti sterrati, single track, e passaggi molto tecnici, ma in un contesto ambientale unico. Si passa per Malga Maraia con una visuale sulle Marmarole e sul Sorapis che veramente obbligherebbe quasi a fermarsi, a fare una sosta per vederlo, ma non c'è tempo perché stiamo giocandoci un campionato del mondo. Si torna a Somadida, punto di incontro come in andata, e da qui all'arrivo sono 10 km, in leggero falso piano, un po' che tendono alla discesa, da dare tutto quello che si ha, perché ormai non c'è più tempo da aspettare. Gli inseguitori sono alle calcagna e abbiamo una maglia iridata da conquistare. Siamo giunti sul ponte di Tagliarezze, l'ultimo chilometro del campionato del mondo, la Flamme Rouge della Tre Epic. Anche il sole ormai sta tramontando per una lunga giornata, passata a descrivervi le emozioni che proveremo a settembre. Vi ricordo, 15 settembre, campionato del mondo Marathon UCI, 16 settembre, la Tre Epic per le categorie amatoriali. Ci vediamo presto. Auronzo di Cadore e le Tre Cime di Lavaredo vi aspettano.
L'evento dell'anno, il Mondiale Marathon di Auronzo di Cadore in Veneto, si avvicina. Il 15 settembre ci sarà la sfida per la conquista della maglia iridata tra i campioni delle ruote grasse. Noi abbiamo sentito alcuni atleti che sicuramente saranno tra i protagonisti dell'appuntamento più atteso dell'anno, la 3 Epic. Cominciamo con il campione del mondo marathon in carica, l'austriaco Alban Lakata. Penso che sarà una gara molto dura con oltre 4.000 metri di dislivello, sicuramente il percorso più difficile nella storia dei mondiali. Il territorio è molto bello, io mi sto preparando per questo evento dove rimetterò in palio la maglia iridata. Che dire, settembre è vicino, che vinca il migliore. Ma sentiamo ora cosa ne pensano gli italiani Samuele Porro e Yuri Ragnoli. Li abbiamo incontrati dopo il ritiro con la nazionale italiana guidata dal CT Mirko Celestino. Ma è stata innanzitutto una settimana molto utile a tutto il gruppo della nazionale, sono giovani che fanno molto bene a noi atleti e anche al rapporto col CT Mirko. È un gruppo molto affiatato e che insomma ha condiviso tutti insieme, diciamo, il percorso che decreterà il campione del mondo 2018. È un percorso molto tosto, ci abbiamo impiegato 3 giorni a provarlo tutto e sono serviti tutti. Diciamo che 3/4 del gruppo è molto contento del percorso perché ci si addice particolarmente a noi e anche Mirko è molto contento, crede molto in noi e anche oggi alla Dolomiti Superbike abbiamo dimostrato che noi come nazionale, noi come italiani ci siamo e quindi è stata una settimana molto fruttifera da questo punto di vista, abbiamo le idee molto chiare e sappiamo, diciamo, che materiali potrebbero servire, inteso come bicicletta e anche come preparazione, perché saranno più di 6 ore di gara. Non è una maratona, diciamo, qualunque, ecco. Il percorso mi piace veramente, penso si addica a noi italiani, la nostra nazionale che è principalmente composta da scalatori. Sarà una gara veramente lunga e veramente estenuante. L'abbiamo provato, ci piace. A me piace pensare che sia l'anno prossimo, non questa stagione, perché comunque adesso c'è tanto bisogno di staccare e recuperare tutte le energie, anche mentali, per preparare quello che sarà l'evento più importante dell'anno. Sentiamo cosa ne pensa anche la campionessa italiana marathon in carica, Mara Fumagalli. Credo che un mondiale marathon così duro non ci sia, credo, mai fatto, almeno per quanto è la mia opinione. È veramente lungo, anche quello saranno stimato circa oltre 6 ore di gara, a essere in condizioni meteorologiche anche favorevoli, perché a settembre ci sarà anche questa incognita. E quindi sarà veramente, veramente molto duro e bisognerà dosare bene le energie. L'appuntamento è per sabato 15 settembre, dove ci godremo il Mondiale Marathon con tutti i campioni delle ruote grasse. Domenica 16 settembre invece si pedala, c'è la 3 Epic per correre sul percorso del Mondiale. Le iscrizioni sono ancora aperte, tutte le informazioni sul sito della manifestazione 3epic.it. MTB Gran Fondo va in vacanza e torna subito dopo Ferragosto. Un saluto da Carlo Rosa e buone vacanze a tutti!